Se è una rottura di palle. Vediamo un attimo qua. Che famo? Andiamo avanti con fisico o con freddezza? Freddezza mi sembra che ci siano già capitati dei dialoghi di livello 6, mi sembra. E per il fisico invece abbiamo visto il livello 20 addirittura per aprire la porta. Andiamo a prendere questo, va. Poi vediamo un attimo cosa c'è qua. Durata di sangue freddo. Dai, 5 secondi. Mentre invece... il fisico... Qui un 80%. Avevo detto che c'era questo. Proviamo a prendere, che magari prima o poi facciamo quelle missioni di pugilato, diciamo. Allora, incontra Judy. Per incontrare Judy... Facciamo una cosa di questo tipo, salve, scusa. Non voglio, non voglio, non voglio! E invece vuoi? Ve lo dico io. Fatto 100 metri. Io in realtà volevo fare questo. Fan bagno. Facciamo prima. Là. Com'è l'interno? Ah, bello, bello questo bug. Era meglio che non guardavo l'interno. Mi è piaciuto tanto. Vediamo se c'è una destinazione. Toh. Mamma Jackie. Aspetta. Stiamo rischiando di fare la prima missione principale, in effetti. Allora, vediamo un attimo. Sì, sempre per missione principale. Mamma Jackie qual è? Questo è quello che dobbiamo pagare a lui e... Boh, sarei anche tentato di farlo. Però poi rimaniamo... 7.000, no? 6.000. Questo. Beh, di solito non do consigli, ma a fanculo. Non commettere i miei stessi errori. Di addio alle persone che ami, sai cosa intendo? Ok, beh. Ok, dov'è che sarebbe? Andiamo qua. Andiamo qua allora. Continuo, iniziamo a vedere dei difetti grafici, non vorrei che si sta autodistruggendo il gioco. Oh. So che sei tornata. Lo sai già. Hai orecchie da Com'è, lo pelle. sai già che c'è? Sempre. Siamo stati in macchina Ogni con lui. modo, se ti serve qualcosa, sai dove trovarmi. È il suo territorio questo, ci dà... Che carino quello. Passa la mia piccola parrocchia quando hai momento libero. Possiamo fare due chiacchiere. Presumo che sia un fixer. Anche lui. Andiamo a vedere qua. Il coyote. E il coyote coio. Dove coio coio? Ah, ok, dovevamo iniziare. Quindi magari lo spostiamo un po' contro il muro. È bello vederti. È uscita anche la patch 1.1, Ma va. infatti, avevo anche voglia di Vieni. continuarlo. Vuoi una birra? Sto rimanendo un po' deluso dal fatto che oggi
Pensavo di stare almeno come ieri. Volentieri. Ma questa sarebbe la madre, mi sembra compagna tra un po'. Chiama la madre di... Salud. È passato tanto tempo. Come stai? Sono stata meglio, a dire il vero. Che succede? Dalla notte che Jackie è morto, diciamo che le cose non vanno benissimo. Io sé come te sientes. Todos lo sabemos. Sto preparando un'offrenda. C'è ancora così tanto da fare. Cos'è offrenda? Che cos'è? Un'offerta, cos'è? Un'offrenda. Amici e parenti. Ci riuniamo per celebrare i defunti con i nostri ricordi. E portiamo le cose che amavano in vita e che potrebbero confortarli nell'aldilà. Di sicuro la birra sarebbe in cima alla sua lista. E la birra ci sarà. Posso dare una mano? Grazie, mi vida. Ma ce la faccio. Basta che tu sia qui per dirgli addio. Mi piacerebbe partecipare. E farlo nel modo giusto, in linea con la tradizione. Ma non saprei cosa mettere vicino alla sua bara che gli renda giustizia. Io non ho niente. Ma il tuo cuore è nel posto giusto, mi vida. Non ti preoccupare. È simbolico. Cerca qualcosa nel suo garage. Il suo passato è tutto lì. Ovviamente col corporativo ce ne fregherà un cazzo, più o meno un cazzo. Anche se può darsi che più o meno ti obblighi a sottolineare che sareste stati amici, però non ce ne fregherà un cazzo lo stesso. Jackie aveva un garage. Lo usava per lo più per la sua moto, ma di recente si era trasferito lì. Ci troverai qualcosa. Nel garage. Posso rovistare per esempio la sua moto, ci troveremo. Lui se n'è andato e i funerali sono per i vivi, non per i morti. Meno male, effettivamente, quella specie di diavel. Grazie, mamma Wells. Ah, figurati. Questa è la chiave di un garage, quella è la chiave di della moto, secondo me. Apprezzo. Il garage è sulla Republic. A presto. Sì, sì, chiaramente devo fare un po' lo stronzo con quello. Da quel punto di vista lì intendo dire che chiaramente anche se non lo gioco attaccato a questo, in teoria basta cercare di stare abbastanza affini all'ipotetico personaggio, che già dovresti comunque fare abbastanza risposte diverse. Ragazzi. Ciao V. Sei qui da sola? Non è proprio la zona più sicura della città, Misty. Mi sedevo qui quando avevo 10 anni. Adesso ne ho 26. Se doveva succedermi qualcosa, era già successa. Che fai qui? Me ne sto seduta ad aspettare. Sì, aspetto lui. Anche se so che non tornerà mai più. Ultimamente vengo qui a sedermi. Un'oretta, a volte due. Lo so che è stupido, è solo che mi manca. Che non mi manca. Ti siedi con me? Parliamo un po'. Non è per niente stupido. È solo umano. Forse sì. Da quanto lo conoscevi? Da una vita. Siamo cresciuti nelle stesse... Siamo ragazze adesso, eh. Eravamo sempre, ma non eravamo mai state insieme. Fino a un anno fa. Già. Vedrò. L'anno migliore della mia vita. Jack parlava sempre di te, un sacco. Diceva che eri importante per lui. Lo diceva davvero? Secondo me usava altre parole. Forse, ma intendeva quello. Ne sono sicura. Tu l'hai conosciuto. Il vero Jackie. Forse la gente pensava che fosse uno stupido con la faccia da criminale e un caratteraccio.
ma si sbagliava. Risponderei la prima, ma dobbiamo essere romantiche, chi sensibili. Sai cosa mi ha detto una volta? Che per me si sarebbe beccato un proiettile, senza pensarci, anche se l'avesse ucciso. Era un vero ragazzo di Heywood. Un uomo. Heywood. Pieno di sogni, ambizioni, che gli sono costati la vita. Si è lasciato la moto? No? C'è tanto del suo passato. Pensa che con quei tasti USD non puoi, solo con la rotella. Perché sei qui fuori? Puoi scegliere la risposta. Jackie non te le ha mai date. Non ne avete avuto il tempo. Si era offerto, ma volevo che avesse uno spazio suo, tutto per sé. Ma stiamo già facendo lei che è un po' spavalda. Vedrò. Mama Wells sta organizzando un addio a Jackie. Cerco qualcosa che fosse importante per lui. Non è completamente, non possiamo farlo psicopatico perché non rientra, non è previsto. Non so se è giusto che io entri, V. È un opportunista. No, non è quello. Un po' stronzo. È che io e Mama Wells. Ma più di quello. In ottimi rapporti. Non credo voglia che tocchi le cose di suo figlio e che ne disturbi la memoria. Jackie lo vorrebbe. È questo che conta. Vieni. Vroom vroom, via con la moto subito, la prima cosa. Penso che ce la, che si possa, anzi non ce n'è meno, non c'è, eccola qua. Eccola. Proprio un gran bel mezzo. Ark Nazaré. 170 cavalli, ormai siamo a 230. Però 600 kg. È leggerissima. Stato bloccato, agnagliai. La preferita degli spettatori dello show Guns and Horses. Per due anni non Guns and Roses. Guns and Horses. Trazione posteriore, ma dai. È nuovo, dai, ha solo due anni. Allora vabbè, no. A Jackie piaceva sollevare pesi, eh. Diceva che era la sua forma di meditazione. Secondo lui, nessuno ti ascolta come i bilancieri. Capiscono i tuoi problemi e non ti danno mai consigli stupidi. Amava pianificare con i motori. Ha preso la sua prima moto a 15 anni. Conoscendolo, è un miracolo che non si sia schiantato. Un appassionato motociclista come me. È piena. La sua preferita. Riserva strategica. Non si tocca. Vieni adesso. Perché non puoi stoccare una riserva strategica, va? Intelligente. Non è una vera tana da maschi senza un po' di questi, eh. Diceva che erano da collezione, che non li stampavano più. Di sicuro li ha appesi per questo. Ma questa è fatta leggermente male, però. Questa, ok. Questa, boh, sembra... Niente. Un pallone firmato da Dante Gonzales. Era di Heywood anche lui. Qui chiunque gioca a basket. Dante li superava tutti. Credo che sia stato il primo a scaricare i Valentinos. Come Jackie? Mm-hmm. Tutti e due volevano di più dalla vita. Ora Dante è il capitano degli NC Blackouts. Mi sembra adatto. Beh, hai qualcosa per la tua offrenda, ma possiamo cercare ancora un po'. Chiuso. Chissà cosa c'è là dentro. È la sua tana, dormiva lì. Avrà avuto un'altra chiave. Guardiamo in giro. Magari è da qualche parte. Per chi suona la campana? Ernest Hemingway. Jack l'avrà letto una decina di volte, sempre prima dei lavori grossi. Diceva che il tizio che l'ha scritto era piuttosto di Morgan Blackhand. L'hai letto? È bello? Io non ne ho mai avuto l'occasione.
Sarebbe un bel tributo per l'offrenda. Ovviamente Black End e tutti gli altri che ha nominato sono, penso, un po' tutti, anche forse Rogue, lo stesso Silver End probabilmente, sono tutti, penso, dopo è scontato che siano parte del background del gioco di ruolo da tavolo. Quindi sarebbe da conoscere quello. Questo cosa serve, una targa? Il codice a barre? Sarà qui appeso dal 2020. Un easter egg. Va bene, scansione. Cosa c'è? Non c'è più altro. Magari non si può interagire con queste cose. Con la birra no, con la cassetta no. Dove troviamo ste chiave? No. Risultava. Nella scansione non risultava niente. Probabilmente perché dovevamo cercarla noi, però non risultava neanche la cassetta, mi sembra. Anzi. Oh, Jackie. È un mandala. È una storia lunga. Ehi. Stai bene? Sì, anzi, benissimo. Una volta ho detto a Jackie che doveva eliminare l'energia negativa da qui. Gli ho consigliato di fare un mandala di sabbia. E lui mi ha detto che con la sabbia avrebbe fatto un castello, una casa, il nascondiglio della famiglia Wells, qualsiasi cosa. Penso che tu abbia davvero lasciato un segno. Mi sa di sì. Per esempio questa parte qua, col corporativo, ce la saremmo persa tutta. Una storia diversa, diciamo, leggermente. Osbilenco. No, siamo... È molto bello. È orrendo. Ma è anche la cosa più bella che abbia mai visto. 100 dollari? Davanti alla sua ragazza... Freghiamo. Un acquario. Era di... E Taco. Cazzo. Era... Volevo abbassarmi per guardarlo. Una specie di mini squalo. Sembrerebbe un pesce costoso. Non ha saltato comunque la battuta, eh? No, non credo che l'abbia comprato. Volevo vedere che cazzo. Cosa c'è? È solo l'acquario vuoto, no? Perché c'era il riflesso un po' strano. Una cintura. È una specie di reliquia. Il padre di Jackie la usava per picchiare sia lui che sua mamma. Poi un giorno Jackie si è ribellato, l'ha mandato in ospedale e gli ha detto che la prossima volta l'avrebbe ucciso. Il vecchio se n'è andato. E perché l'ha tenuta? Nel caso suo padre fosse tornato. La tequila preferita di Jackie è ancora chiusa. È il suo portafortuna. Una delle prime bottiglie mai fatte. Beh, da Enzo. Si poteva prendere questo per festeggiare. Il fondatore della tequila Senzon. Lui. Ne restano solo 100 al mondo. Tutte nelle mani dei più ricchi del pianeta. E Jackie come l'ha avuta? Gliel'ha venduta una vecchietta rinsecchita in Messico. Diceva che Diabajo le aveva rubato la ricetta. Quattro di 5 di intelligenza, forse deve far quello questa volta. Moto fantastica in attesa di nuovo proprietario. Negozio di moto Arc. Jackie, amico mio, non credere alla tua fortuna. Un collezionista vende una bellezza in condizioni fantastiche. Il prezzo è buono, solo poco più del tuo budget. E che ne sa del nostro budget? Ah, vabbè, gli avevano detto, vuoi una moto da 1000?
Fammi sapere se ti interessa, perché se no la prende qualcun altro. Ciao! Victor. Questo sabato i ragazzi gareggiano per il campionato del mondo dei pesi massimi. Siviz contro Blanco. Le birre sono già in frigo. Ricordati il nostro accordo. Blanco vince per KO al terzo round. Ti conviene avere gli Eddie. Stavolta non la passi liscia. Però in realtà mi sembrava che si potesse prendere solo il... No, forse anche il libro. Adesso vediamo un attimo. T-Bug. T-Bug, che fine ha fatto? Ho garantito per te e V sa chi siete. Si ricorda fin troppo bene di voi. Vuole incontrare V, ma credo sia solo una formalità. Ci vediamo all'afterlife. Notizia Nightcore. Sindaco rivale, assassinato. Continua a leggere. Iscriviti ora. Allora, vedo che anche questo qua la frusta, ma però è una cosa triste anche per sua mamma. Cioè, nel senso, è positiva da una parte perché dici è il simbolo della ribellione, no? Però non so, sarei tentato per la tequila. Sì, ci siamo. Va benissimo per Jackie. Dobbiamo festeggiare. Parte. Poi vediamo, in teoria abbiamo guardato tutto perché ci ha dato concluso, quindi niente, andiamo. È ora di andare. A dire il vero, Vi, io resto ancora. Lo saluto qui. Mamma Wells non mi vorrebbe comunque all'offrenda. Cos'è successo tra voi due? Qual è il problema? Diciamo che non le andavo a genio come possibile nuora. Cosa aveva contro di te? Non mi chiamavo Camilla e non ero la ex di Jackie. Camilla era la preferita di Mama Wells. Ah, capisco. Devi venire, Misty. Hai diritto di esserci. Per Preferisco non dare fastidio a Mama Wells. È una cosa di famiglia. lui ne facevi parte. Forse hai ragione. Grazie, V. Allora, andiamo. Io voglio moto. Hai mai pensato di lasciare Night City? Certo, una volta ci ho anche provato. Lasciamo Davvero? aperto così In che svaligiano. senso? Avevo fatto i bagagli ed ero saltata su un aereo per il Dettagli. Nepal. Pensavo di andarmene lì. Dopo una settimana ho capito che Eccolo non lì, il potevo ladro. vivere senza il traffico fuori dalla finestra e le urla È dei bambini. sparito. Perché ce l'ha da là? Aspetta un attimo, non è che devo chiudere davvero? Ma non mi sembrava che ci fosse... Chi è questo? Ehi, V! Mi senti? Forte e chiaro, non c'è bisogno di urlare, che c'è? Stiamo facendo una gara, con bersagli, premi e tutto il resto, qui al poligono. Ha senso. Beh, ci stai? Perché ci interrompe adesso questo? Certo, ci sto. Quando? Beh, adesso. Ti stiamo aspettando, Non ho vieni. letto quello che hai scritto, ma in qualunque caso non c'entra. Qui c'era il... Guarda che... Vedi che ci dà ancora il... Non so perché ce l'ho da lì. Grazie a tutti per essere qui oggi. Non vi dirò che tipo di uomo era mio figlio. E non mi lamenterò per quanto mi manca. Piuttosto, vi racconterò una storia. Quando aveva più o meno
19 anni, Jackie era nei Valentinos, che all'epoca erano in guerra con i Maelstrom. Un giorno ricevo una chiamata dall'ospedale. Gli avevano sparato 3 volte, proprio vicino al cuore. Era cosciente quando sono arrivata. Aveva così tanti tubi infilati nel corpo che sembrava un polpo, una piovra. Mi disse, non ti preoccupare, mamma. Guarda, sono antiproiettile. Non mi succederà mai niente. E mentre me ne andavo, si tolse l'anello dei Valentinos, giurando che non gli serviva più. Non aveva paura, ma non voleva farmi preoccupare. Riposa in pace, amico. Victor. Cosa, scusa? Alla palestra di box dei Night City Devils. Il chirurgo. Avevamo detto. Scegliti gli amici. Che poi faceva pugilato, se non sbaglio. E così è stato. Jackie aveva un cannone al posto del braccio. Nessuno mi ha mai colpito così forte. Me lo ricordo ancora. Round, amico mio. Affranto, poverino. Me mandó Camporta. Che cosa è un gangster? Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Honor. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. ¿Qualcun altro? Io ripenso spesso alla prima volta che io e Jack ci siamo incontrati. Tutto è iniziato con lui che mi punta la pistola alla testa. Poi sono arrivati gli sbirri e ce le hanno suonate di santa ragione. Metà colpa era mia, metà sua. Ce la siamo squagliata insieme. Mezz'ora dopo eravamo a cenare da Mama Wells e a quanto pare avevamo molte cose in comune. Gli stessi valori. Jackie Wells. Devo dire che è un po' che ci penso, ma l'aver fatto la ragazza mi sembra più centrato su nella storia. Ci sembra che ci stia meglio di pensare alla figura maschile. Il migliore amico che si possa avere. Fedele fino alla morte. Quando si metteva in testa una cosa, niente poteva fargli cambiare idea. Lui una volta mi ha detto: «Chica, l'unica cosa che non possiamo fare è avere paura». Avrebbe dato la vita per i suoi cari. Andiamo col sentimentalismo. Senza esitazioni. Ma c'è una cosa importante. Tutti vedevano Jackie come una persona allegra, che trovava il lato positivo in ogni cosa, sempre. Si sbagliavano. Jackie Wells era un ciume ambizioso che non mollava mai. E l'ambizione gli è costata la vita. Ma è riuscito a fare quello che voleva. Ottenere fortuna e fama, senza paura. Né negli occhi, né nel cuore. Ah, funziona così, quindi hanno significati diversi.
ragazzo di Capisco questo. Con una grande ambizione. Visto il senso del discorso. Vorrei fare un brindisi. Misty invece non ha parlato. Por mi hijo. Grazie per le belle parole, V. Sono felice che tu sia qui. È stata una bella offrenda per lui. È venuta tanta gente oggi. Anche quella ragazza con cui usciva. Lei è Misty. Cosa? Misty. Ed era molto importante per lui. Lo capisce? Forza, la inviti a cena. È il minimo nei suoi confronti. Sai cosa? Sei una brava ragazza. Jackie avrebbe voluto che l'avessi tu. Sì, vai! Prendo, siamo un scritti. Prenderò cura. Non ci stava benissimo, però... Però non si può dire di no. Andiamo a parlare con una... Che è come aver perso un fratello. Chissà se sarà così sconvolto quando creperai tu. Cinghiato, non farmi incazzare.